Ieri Apple ha rilasciato la seconda beta sviluppatore di iOS 10.3.3 ed in questo video vediamo come installarla, come installare il profilo sviluppatore e poi come aggiornare appunto alla beta 2 sviluppatore di iOS 10.3.3. Dovete recarvi a questo link che trovate nella descrizione del video e scaricate il profilo iOS 10 Beta Configuration Profile. Anche se scrive solo iOS 10, andate tranquilli perché va benissimo anche per la 10.3.3. Quindi non dovete fare altro che recarvi sul link, fare il tap sul profilo e nel caso, come nel mio caso, abbiate un Apple Watch abbinato, vi chiede di scegliere il dispositivo. Naturalmente dovete scegliere iPhone. Nel caso non avete un Apple Watch abbinato, parte subito. Arriva subito su installa profilo. Adesso dobbiamo installarlo facendo il tap su installa, inserendo il codice del nostro iPhone. Una volta inserito facciamo di nuovo installa e di nuovo installa. Adesso quando ce lo chiede riavviamo l'iPhone. Una volta riavviato l'iPhone abbiamo praticamente installato il profilo beta sviluppatore. Nel caso aveste già la beta 1 di iOS 10.3.3 non dovete fare altro che andare in impostazioni generali e aggiornamento software. Una volta riavviato l'iPhone inserita nel codice, andate adesso sulle impostazioni, assicuratevi che siate collegati a una rete wifi. A questo punto andiamo su generali, aggiornamento software, attendiamo che venga rilevato. Come vedete è stata rilevata la seconda beta developer sviluppatore di iOS 10.3.3, pesa 62,9 MB, quindi ci sono solo bug fixes e piccoli miglioramenti insomma. Adesso non resta che fare scarica e installa. Inseriamo il codice del nostro iPhone e attendiamo che venga scaricato l'aggiornamento. Bene, l'aggiornamento adesso è in fase di download. Scrive un minuto rimanente, quindi è molto veloce. Mancano 4 secondi, 3 secondi, ormai praticamente sta terminando il download. Adesso viene preparato l'aggiornamento. Ormai siamo al termine del preparamento dell'aggiornamento. Una volta terminato il preparamento, adesso ci chiede di installare. Scegliamo se farlo adesso o più tardi. Io scelgo di farlo adesso. Bene, adesso l'iPhone si riavvia e parte appunto la fase di installazione dell'aggiornamento. Bene, attendiamo che venga completato, insomma. La prima fase, quella più lenta dell'aggiornamento, è completata. Adesso c'è una seconda striscetta che si completa più velocemente rispetto alla prima. Una volta terminata quella, l'iPhone si riavvierà ed avremo terminato l'aggiornamento del nostro iPhone. L'aggiornamento è praticamente completato. Inseriamo il codice del nostro iPhone. Bene, come vedete abbiamo aggiornato il nostro iPhone.